Ma io dicono, ma si può perdere contro il Cittadella alla seconda giornata, dopo che hai battuto il Palermo alla prima giornata, hai battuto il Venezia in Coppa Italia. Io dico, come fai? Porca miseria, oh porca. Ma come caspita fai? C'è il problema comunque anche il gol annullato e tutti cacchi e magazzi e mazzi di qua e di là. Lasciate gol annullato all'ultimo, anche nel primo tempo, qualche occasione con Bisola, eccetera. Ma ragazzi, col Cittadella che, per carità, sappiamo essere la nostra bestia nera, l'ho detto anche forse nel prepartita, che è la nostra bestia nera, anche se l'anno scorso comunque ci avevamo vinto e speravamo che questa maledizione si fosse effettivamente spenta. Ragazzi, io non so che dirvi, perché io magari un po' potevo aspettare, cioè, io l'ho detto nel prepartita, sono fiducioso, perché questo Brescia mi aveva fatto vedere grandi cose nella parte iniziale di questo, cioè contro il Palermo, sia col Palermo, io ho visto ottime cose. Poi oggi abbiamo avuto le nostre occasioni? Sì, le abbiamo avute, il tiro con Bisoli, poi anche vabbè, il gol annullato, comunque ragazzi abbiamo avuto anche la traversa di Borrelli, le abbiamo avute ragazzi le occasioni, però ragazzi onestamente è una partita sì, e quindi oggettivamente nel computo totale abbastanza equilibrata, però ragazzi fatto sta che è una sconfitta che io non accetto, è una sconfitta che io non accetto, è una sconfitta che arriva contro una squadra che nella scorsa partita ha perso contro la Salernitana, che oggi ha perso a Bolzano col Südtirol. Ma di cosa stiamo parlando? Poi ragazzi, ovvio, calcio d'agosto, tutto quello che vi pare. Poi, ovviamente c'è Lino che dice che la squadra è pronta al 99%, vabbè, ormai lo sappiamo come è fatto. Però ragazzi, io contro la Reggiana voglio un'altra mentalità. Contro la Reggiana io voglio un'altra mentalità, cioè voglio, anzi più che un'altra mentalità, voglio la vittoria, basta. Io voglio la vittoria con la Reggiana, ragazzi, io voglio puntare il più in alto possibile, fino a dove possiamo arrivare. Quindi ragazzi, che cosa dirvi onestamente? È una sconfitta che onestamente non ci sta, è una sconfitta che non doveva arrivare, è una sconfitta che non doveva assolutamente arrivare, ragazzi, è una sconfitta che io non accetto, nonostante anche il Cittadella ovviamente ha avuto un po' di sue occasioni, ma ragazzi nel computo totale ovviamente, e se io quello che io vado ad analizzare per la maggior parte è la sconfitta, ragazzi, quello che vado ad analizzare. Poi ragazzi, è chiaro che il campionato è lungo, ci siamo forse esaltati troppo presto, può essere che ci siamo esaltati troppo presto, anche se comunque nel prepartita lo dissi che comunque effettivamente è stata soltanto la prima giornata e tutto. Però ragazzi, cioè, onestamente, io una sconfitta così non la volevo assolutamente. Poi ovviamente, ve l'ho detto anche prima, con l'annullato di Bianchi all'ultimo, io lì veramente ho detto, mamma mia, magari è un punto, per come si sta mettendo la gara, può essere un punto d'oro. Annullato. Niente. Ovviamente. Però, ragazzi, oggettivamente è una sconfitta che non ci sta. Una sconfitta che non mi va bene per la squadra con la quale arriva, perché nonostante il Cittadella sia una nostra bestia nera, e lo sappiamo bene, nonostante, come ho detto prima, ci abbiamo vinto
l'anno scorso continua, a quanto pare ad esserlo, ragazzi, perché cioè, dal 2016 ad oggi abbiamo fatto una vittoria. Contro questi più, una vittoria dal 2016. Per farvi capire, ragazzi, per farvi capire. Quindi, però, cioè, per il livello delle due squadre, io volevo una vittoria anche perché, comunque, mi sembrava contro il Palermo, mi sembrava un Brescia cresciuto, un Brescia che non regalava tutti, cioè non regalava, un Brescia che comunque poteva sfatare questo tabù e fare la seconda vittoria di fila col Cittadella e anche nello scontro negli scontri col Cittadella fare due vittorie di fila. Dopo quello dell'anno scorso e anche due vittorie di fila alle prime due di campionato che sarebbe stata tanta roba. Però adesso ragazzi io nel turno infrasettimanale con la Reggiana voglio assolutamente i 3 punti, ragazzi. Lo dirò ovviamente anche nel pre-partita che poi uscirà. Però ragazzi io penso di salutarvi qui. Questo video ragazzi finisce qui ovviamente. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ma cosa mi dovete far sapere ragazzi. Io la chiudo qui. Io la chiudo qui. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci e forza pace.